Bella ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Simo Play. Oggi siamo di nuovo insieme per continuare il mio Road to Glory nella modalità Dream Team di Football 2024, ma soprattutto per chiarire una cosa. Infatti, nella giornata di ieri e anche stamattina ho pubblicato alcune storie Instagram avvisando la community dell'inizio delle mie streaming su Twitch a partire da domenica, questa domenica alle 16. Sono stato sommerso dai messaggi del tipo smetti con YouTube, adesso te ne vai da YouTube, come faremo, non porti più video. Adesso vi spiegherò ogni cosa, quindi mi raccomando, guardate tutto il video. Ragazzi, questa parte è fondamentale, iscrivetevi, attivate la campanella, lasciate like, almeno 100 mi piace per questo contenuto. Fatemi sentire il vostro supporto, il vostro calore, perché in questo momento è importantissimo. Inoltre vi ricordo che faccio lezioni private su questo videogame, trovate i social per contattarmi in descrizione. E poi, nel commento fissato in alto, vi lascio il link al mio canale Twitch, perché appunto questa domenica alle 16 inizierò con le live su Twitch. Vi aspetto, ragazzi, dobbiamo essere in tanti, ma veramente in tanti. Allora ragazzi, non perdiamo ulteriore tempo, prima di andare a giocare vi spiego la situazione. Perché veramente da quando ieri ho messo le prime storie su Instagram, il post nella community YouTube dove avviso le persone che inizio a streamare su Twitch, veramente i messaggi che sono arrivati sono stati tanti. Dove appunto dicevano, ma smetti con YouTube, no, non ti prego, non smettere, eccetera. Allora, ragazzi, non vi preoccupate perché con YouTube non smetto. La programmazione di YouTube sarà regolarmente garantita. Cioè ci sarà comunque un video al giorno quasi, come sempre, a meno di imprevisti. Però più o meno viaggiamo su un video al giorno. E il canale YouTube sarà sempre uguale, io sarò presentissimo su YouTube esattamente come sono presentissimo adesso. Questo ve lo posso assicurare, non trascurerò il canale YouTube per fare Twitch, anzi, YouTube rimarrà comunque il social principale, però insieme a YouTube voglio fare anche Twitch, tutto qui. Ma ripeto, assolutamente il canale YouTube non verrà chiuso, io non lascerò YouTube e i video continueranno regolarmente. L'unica differenza è che per ora, la domenica, tutte le domeniche alle ore 16 mi troverete in live su Twitch. Poi vedremo se aumentare a 2-3 volte a settimana, adesso vediamo. Per adesso segnatevi la domenica alle ore 16, a partire ovviamente da questa domenica. Trovate il link nel commento fissato in alto, seguitemi numerosi e vi aspetto in tantissimi domenica alle 16. Ovviamente ranco, vado su Twitch per rankare in divisione, continuiamo i Road to Glory, quindi quindi se vi piace questa serie, se siete appassionati del Road to Glory, non potete mancare, raga. Sì, perché poi ci sarà anche il video su YouTube, ma quelle cose che mostro su Twitch non le mostro su YouTube, ovviamente, sono cose diverse, anche se sempre di rank, di questo rank si tratta. Quindi se veramente non volete perdere nulla, niente, manco un istante della tryhardata, dovete seguirmi su Twitch, il link lo trovate nel commento fissato in alto. Detto questo, non perdiamo ulteriore tempo e andiamo a giocare qualche partita. Ragazzi, purtroppo la situazione attuale non è rosea, perché non ho rispettato la regola delle due sconfitte, perché mi sono innervosito. Quindi vedete che fa alle volte la mente. E stamattina spero che vada meglio, ovviamente, perché ragazzi, non sta andando bene, deve andare meglio. Quindi ancora non cambio il modulo, perché penso che ieri sia stato un attimo di mia incazzatura, mi sono abbastanza incazzato, quindi continuo con questo modulo, però non lo so, adesso vediamo se facciamo bene. Ragazzi, noi rimaniamo così, questo è il modulo dell'avversario, andiamo in campo e vediamo che succede. Ah, io ho Zidler al posto di Xabi Alonso, perché ieri per fare una lezione con un alunno ho messo Zidler, perché giochiamo con un manageriale, con una squadra. E niente, quindi mi sono dimenticato. Ho rimesso la squadra apposta, ma mi sono dimenticato di rimettere l'allenatore. Alla prossima partita lo rimettiamo, magari. Ragazzi, dobbiamo recuperarsi 100 punti che ho perso ieri come uno stupido. Chiaramente mi sono fatto prendere alla rabbia. Adesso sono calmo, quindi ho un'altra lucidità. Purtroppo dovevo fermarmi a due sconfitte, ma volevo giocare, raga.
Dai. E poi c'ho sto problemino anche nelle partite di ieri che i miei stanno. Raga, ieri ho sclerato per questo. Sempre in fuorigioco, raga. Sempre. Sempre in fuorigioco. Mamma mia, che nervi. Quando succede che si fissa il gioco. Mamma, me l'ha parata in mano allora. Ma che è la... Dai, dai. Che è là? Che cacchio era? Secondario. Una zero al primo tempo.
Non so più giocare, raga. Da ieri che mi hanno sparato sulle mani. Porca miseria, oh. Pure stamattina i stessi problemi di ieri. Quindi è il modulo, eh. È il modulo. Pari. Sto col secondario comunque. Io vi aggiorno su quale modulo utilizzo. No, 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 ragazzi, no! Ma no! Calma, Simo, calma, 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 dai, dai, calma. Calma, Simu, calma, 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 dai, 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 dai. Fai cambi, fai ruotare gli stili di gioco, fai ruotare gli stili di gioco, dai, dai. Sostituzione per la Roma, numero 80, Ronaldinho, numero 11, Neymar, numero 20, numero 10, Messi, lasciano il campo per il numero 7, il numero 22, il numero 13, il numero 24. Pari, calma, calma, calma. Oh. L'affluenza di quest'oggi è di 80.113 spettatori. Madonna, ma Son è proprio... Mamma mia, tutto gli riesce. Dai, dai, ancora, ancora. Dai. Sostituzione per la Roma. Numero 4. Vieira. Lascia il campo per il numero 8. Schneider. Attenzione, un cambio.
No, dai. Ma è forte comunque. Dai, Baggio frizzato. Ma sta davanti, già. Madonna, ma non si riesce a giocare però. Non si riesce a giocare. Questa è la verità. Questa è la pura verità. Io da ieri non riesco a giocare. Non posso non dirlo. Non riesco. Ogni passaggio viene intercettato. Sbaglio tutto. Sbaglio ogni cosa. È una cosa incredibile, assurda. Non so più che fare, regà. Pure stamattina la stessa identica situazione. Attenzione, una sostituzione. Di nuovo in porta sta. Ci saranno 5 minuti di recupero. Cioè, sto proprio abbattuto, regà, perché mo devo cambiare il modulo. Cioè, io non sono sicuro che se vado avanti perdo, 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 perdo e perdo. Devo cambiare il modulo, devo cambiare i giocatori, devo cambiare tutto. Finito. Oh, raga, non riesco. Non riesco. Mi dispiace, vi chiedo scusa. Eppure ho tirato quanto lui. Non è giornata. Anche ieri non era giornata. Ieri pomeriggio. Lui era un top 400, molto forte, però. Resta il fatto che a me la squadra non gira, raga. Non gira proprio. Io, ragazzi, torno a questo modulo. Con questa tattica secondaria, con questi giocatori. E vediamo un attimino se gira così. Perché come prima non girava assolutamente, quindi. E ragazzi, io quando registro pubblico sempre, quindi se ne perdo un'altra, pazienza, vi pubblico l'episodio con due sconfitte. E non venissero a fare ci. Quelli di ieri, ragazzi, non stavo registrando, ovviamente, e ve l'avevo già pubblicato il video. Ma io quando registro vi metto anche le sconfitte, come state vedendo da questo video, perché già la prima partita è una sconfitta ed è la quinta di fila in totale, quindi mi stanno un po' girando. Però prendiamola a ridere, vai, regà. Almeno vi faccio vedere come succede a tutti di perdere, attenzione, anche a me. Chiunque perde, chiunque ha le serie negative. Io ho visto anche player top 10, ragazzi, avere le serie negative di 3, 4, 5 partite. Succede, si va avanti, pazienza. Questo è il modulo dell'avversario. Eccolo qui. Andiamo in campo.
Ci siamo ragazzi, siamo in campo. Qua dobbiamo fare bene, io mi dimentico proprio sempre di mettere Xabi Alonso, però pazienza. Abbiamo cambiato tutto, modulo, giocatori, c'è Pirlo adesso in campo. Sotto, anche in questa partita, raga, allora so io, so. Boh, non riesco a giocare, non lo so. Vabbè, dai, giochiamola uguale, raga, vi porto il contenuto anche se non riesco a giocare, pazienza. Scusate per i risultati, ma... Boh, da ieri evidentemente non so più giocare, non so che dirvi. Succede, il gioco è così, alle volte sai giocare, alle volte meno. È così, raga, è così. Adesso devo girare i moduli finché non trovo quello che gira di nuovo. No, ma mi fanno tutti quanti lisci. Fuori. È inutile arrabbiarsi, raga. È inutile arrabbiarsi. Abbiamo ancora speranza di non perdere questa. Se mi arrabbio, questa sarà la sesta sconfitta di fila. Se mi arrabbio. Quindi non è possibile arrabbiarsi. Non pressare, Simo, aspettalo. Ed il pressing non sta funzionando. Bravo. Il secondario, questo mi sembra che non gira.
problema. Non... A me fanno i lisci. Vieira, va tolto Vieira, mi sa. Vieira mi sta penalizzando fortemente. Non prende più un pallone. Dai, 1-1. So col secondario. Fallo. Vamos. Ci saranno 3 minuti di recupero. Male. Comunque incredibile, fa le scivolate e prende la palla. No, vabbè, però io proprio non passaggi proprio, si fa difficoltà enorme. Minuti di recupero, tra l'altro. Va bene, 2-1 per noi al primo tempo, dai, questo già è un buon segno. Cerchiamo di fare una vittoria per spezzare sta striscia, perché 5 sconfitte di fila non è possibile. Ma figura di 6 poi, capì? Madonna, completamente frizzati, raga. Ragazzi, va bene. Ok, deve andare così. Come va, va. Giochiamocela. Cerchiamo di... Sono abbastanza rassegnato su quello che mi deve succedere. Dai.
70.987 spettatori. A me tipo non riescono gli 1-2. Questa cosa è bruttissima. Perché... Comunque gameplay veramente bruttissimo da ieri, raga, proprio. No, questa è la verità, non sto riuscendo a esprimermi, a giocare bene. Ma solo da ieri pomeriggio, ieri mattina benissimo. Ieri mattina, da ieri pomeriggio non si è capito più nulla, raga. Sono nati tutti questi problemi qua, da ieri pomeriggio. Ma la motivazione io non la so, eh. Cioè, la so, sicuramente è nerf del modulo quello lì che stavo usando. Infatti già con questo sto vincendo, anche se la partita non è finita. Però sono convinto che ancora non è quello giusto, ma dovrò trovare un altro modulo. Un modulo che gira, dovrò trovare. Sostituzione di giocatori. Numero 20, numero 15, numero 17, numero 7, numero 5. Lasciano il campo per il numero 77, il numero 11, il numero 21, Neymar, il numero 14, il numero 8. Attenzione, un cambio. Nemmeno col super cancel riesco a passare. Lentissimo, Viera, mamma mia. Vamos. Dai, Rafael Leão. Sì, stavo col secondario comunque, eh. Passarlo. Quattro a tre, adesso ci chiudiamo, raga. Comunque difesa squacquerata, anche in questa partita. Vabbè, sono riuscito a segnare per fortuna. Il quarto uomo indica 4 minuti di recupero.
Ragazzi, non ho il controllo dei giocatori, ve lo giuro. Mannaggia la miseria. Mannaggia, ma perché deve succedere questo in questo videogame? Ragazzi, non riesco. Cioè, non riuscivo ad allontanarla, vi rendete conto? Speriamo che si è spezzata questa striscia negativa adesso. Cioè, si è spezzata, ma speriamo che... Perché, vedi, mi voleva far pareggiare. Non riuscivo più a spazzare col quadro, non avevo più il controllo della squadra alla fine, raga. Mamma mia, che marciume, oh. Che cavolo di marciume, mamma mia. Raga, questo era l'avversario, divisione 2, ex divisione 1. Che fatica, ragazzi. Che fatica, mamma mia, meglio che mi fermo, eh. Meglio che mi fermo perché veramente non è cosa anche oggi, si vede. Beh, ragazzi, io direi che per questo episodio può bastare così. Ovviamente, come già detto, ho visto la male parata, non è cosa, non mi piace come sta andando il gioco, meglio fermarsi almeno fino a oggi pomeriggio, quindi mi fermo qui. Fatemi sapere nei commenti che ne pensate delle partite che avete appena visto e fatemi sapere se anche a voi capita questo nerf. Ragazzi, ho perso 5 partite di fila, assurdo, 4 in privato mentre giocavo in privato e una qui con voi sul canale, in tutto 5, ma è una roba assurda, mi hanno completamente ucciso, nerfato il modulo. Ho cambiato modulo e l'ho vinta quella dopo. Adesso mi voglio fermare perché mi sono innervosito comunque, perché ho notato come questo gioco è sempre più marcio e quindi questo giustamente mi fa innervosire. Però domani continuiamo ovviamente utilizzando questo modulo che con cui abbiamo vinto l'ultima partita e poi vediamo che cosa succede. Io come sempre vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio e un saluto dal vostro Simoplay. Bella ragazzi! Words to my actions, magic in my life.